Arrivati a cercare! Sono le prime due squadre che sono entrate con la musichetta della Champions. Sono New Team e Porta Pest che alzano il sipario sulla SCL della 24esima edizione dello Sbordone League. La sesta del ranking sbordoniano contro l'undicesima. I campioni della Lega Major League, la New Team, che ha vinto il titolo nell'ultima partita a disposizione, superando per differenza reti il Brasil, totalizzando 22 punti nel girone, sono diventati 44 perché il coefficiente di Lega è 2, quindi punti moltiplicati per 2. I Porta Pest sono invece i campioni della Lega Under League e hanno vinto il titolo anche loro nell'ultima partita giocata. Quella contro nel derby, quella contro Yoga Mates. E allora ci abbiamo messo un po' a iniziare il match perché Salvatore Esposito ha tardato il suo arrivo, mentre stavamo dicendo un po' le classifiche. Il passato, i 21 punti alla pari del Barrio per scontro diretto. Anche i Porta Pest sono laureati campioni di Lega, stesso destino, o meglio destino simile, entrambe queste due squadre, con il primo titolo sbordoniano in tasca, conquistato all'ultima giornata, conquistato per differenza reti. E allora, ottavo di finale della Champions, chi vince questo match già saprà il proprio avversario tra un'ora e mezza, perché è nello stesso ramo di Coca Junior Gibitoca l'appuntamento seguente. 6 match di SCL in questa domenica, ce ne sono 5 di Europa League, 11 in totali, la domenica 9 giugno 2024, round 14, la prima dei dentro fuori con la Champions e l'Europa League. Formazioni, Porta Pest, Esposito in porta, difesa con Leva Spezia Scolesi, no, Leva fa il centrocampista, a sinistra Siciliano, centrocampo con Leva, Strino e De Cesare, Capasso punta, New Team, Borriello in porta, al centro Vitale, ai lati Defra e Petagna, centrocampo con Cautero interno, mezzali Assante e Rizzo, avanti Mosella a disposizione, come sempre parte Buglione da fuori, angolo. New Team che ha due precedenti in Champions persi, entrambi agli ottavi. Penultima volta contro il Marianella, volta successiva contro le Scimmialand. Ritornati in questa 24esima edizione dopo una di pausa. E adesso vogliono mettere le mani sul grande trofeo sbordoniano. Cautero tira in porta e fa un Eurogol. Pazzesca la punizione di Gigi Cautero, il primo gol della Sbordone Champions League della 24esima edizione sbordoniana. Assurdo però, questo è bellissimo. Forse mi sono piazzato un po' troppo sotto il tiratore, ma si vede una traiettoria che prende il giro della barriera, si infila all'incrocio dei pali, vantaggio New Team, primo gol
di questa Champions lo segnano i ragazzi campioni della Lega Major contro quelli della Lega Under. Petagna, mai si erano affrontate prima d'ora, sono i capitani Petagna e Ascolesi, occhio a Rizzo, palleggio, rimane là, testa di Asco, c'è una mano. Asco, passaggio intercettato da Cautero che prova l'imbucata per Rizzo, ancora Gigi, il miglior centrocampista della Major League con Marcarelli. Fino a questo momento i due si contenderanno il premio fino alle finali, perché poi è da vedere se uno dei due magari non riuscirà addirittura a vincere il mio centrocampista di Lega. Dall'altro lato c'è Strino, tra i migliori centrocampisti della Lega Under, forse il migliore. Anche lui, in caso in cui riuscirà, se riuscisse ad arrivare almeno alle semifinali, potrebbe rientrare nei candidati dei migliori centrocampisti delle intere edizioni, così come lì fuori c'è il piccolo Angrisano, che anche lui con gli Sconnet Team sarà in quelle liste di candidati. Gli Sconnet Team saranno in campo contro l'Equipa alle ore 20, sempre in Champions. È iniziata adesso e non possiamo uscirci fino alla prima o alla seconda settimana del mese di luglio, quando ci saranno le finali di questa Champions. Defra, suo il gol del 2-0 che ha di fatto consegnato il titolo alla New Team nella sfida ai Jokers una settimana fa. Passante non controlla, la palla è uscita nonostante il gran numero. De Cesare, la palla è buona, adesso la mette fuori. Vitale col fianco striscia un po' questo pallone, poi lo alza in aria. Testa di Assante prima di quella di Leva. Ascolesi che va da Capasso, agganciato da Defra che riparte. Occhio a Moselito in aria, palla dentro, Spezia copre. Rizzo tra le mani di Esposito. Leva, ancora Defra a rubare questo pallone, ancora Leva lì, lo perde. Calcio d'angolo. Le otto grandi sfide di questa Champions. Primo turno, ottavi di finale. Dopo il calcio d'angolo lo racconteremo un po'. Ai lati opposti il tabellone. Baretti contro Churros, la prima contro la sedicesima. E Red Bull Real Madrid, seconda contro quindicesima. Addentrandoci un po' nel mezzo, la sfida tra Equipe e Sconnet Team, come abbiamo già detto, Barrio Blue Lock, Frosinone contro Yoga Mates, i cugini di Porta Pesta, che si giocherà venerdì alle ore 20 nell'anticipo del prossimo round. Coca GB Tocala, questa qui Brasil Spera e Basta, unico derby di Lega, quello di Lega Major. E poi abbiamo detto Red Blood Real Madrid, sono queste le otto sfide di ottavi di finale di Champions. Una di queste 16 squadre sarà campione d'edizione. Fallo qua. E allora si gioca 1-2, Cautero, tutta dentro, testa di Spiezia. Mani di Defra, Izzo, arruolato nella New Team nell'ultima parte della stagione. Grande acquisto, lui che col Bragantino un titolo d'edizione l'ha conquistato. Due finali raggiunte per Emanuele Rizzo con il Bragantino. Tacco di Mosella, recupera Brignola, prova a ripartire. C'è anche Strino che attacca qua. Palla dentro, Vitale copre, Petagna. Anche lui sicuramente nei candidati al premio miglior difensore. Media altissima, da terzino destro. Tanti gol. Il ritmo l'ho detta la New Team. Cautero, verticale, sponda di Buglione, 1-2. Esposito in due tempi. Asco, Defra recupera con un colpo di testa, Mosella arpiona, palla dentro, Brignola la rimane là, angolo. Defra, morbida, Mosella, anzi Buglione non la trova, la riprende Defra, sfida Brignola,
cerca il fondo, poi non riesce a crossare il fondo. Sbaglia Spezia, Rizzo, Esposito, secondo tentativo, Buglione su Rizzo e poi Strino, Brignola, finta il passaggio, va lui, doppio passo in mezzo a due, va da Strino, calcio in porta, parata di Borriello, la tiene là, primo ruggito di Porta a Pesta, che esce dagli ottavi di Champions, retrocede al primo turno di Europa League, che esce dal primo turno di Europa League, viene dirottato in Conference, che esce da là, abbandona l'edizione. Anche chi esce ai quarti, chi esce in semifinale. Finisce l'avventura, intanto Buglione ruba e tira esterno della rete. Palla su. Troppo su. Mani di Petagna sulla sua corsia, petto, muso o mento di Moselito, la rimane fuori e quindi Strino, attaccato a Rizzo, riporta palla lì in mezzo ad Asco, contro due la perde, Buglione l'arpiona, occhio a Buglione, due contro uno, fallaccio da dietro, in ripartenza ci Spezia, ultimo uomo, quindi Asco era penultimo, giallo per lui, però c'era anche Mosella libero. Cautero, alta. La fascia passata a Petagna, che il nostro Sbordone League ha vinto due volte, giusto? Una con i Compton e una con il Napoli. La New Team invece nel gruppo storico con capitani Buglione e Mosella, due volte eliminata agli ottavi di finale quando è arrivato in Champions, non mai appunto varcato il primo turno. Con Petagna potrebbe cambiare questo destino. Per adesso è vantaggio della New Team, che adesso prova ad accelerare con Raff Defra, che si rimette davanti a questo possesso. De Cesare intanto è rimasto a terra. Gestisce Vitale, prova centralmente, leva, mette un piede. Defra non la fa uscire. Scende lui, rientra. Mezzo dribbling, c'è una mano, punizione. Ricorsa Spezia, palla su Petagna. Rizzo, a muro, Capasso interrompe la manovra. Tocca lì, ancora Petagna, lo scavetto, prova a lanciarsi, la palla esce. 17esimo del primo tempo, fallo. Si gioca con possesso alla New Team. Defra. Cautero. Di nuovo Defra. Ci sono due giocatori compagni in aria. Smanaccia Esposito perché Defra prova in porta. Palla dentro, colpo di testa, rimane là, allontana Spezia, poi Capasso di testa, Vitale raccoglie, Cautero rigira, palla dietro, Borriello sistema, palleggia, va su, leva, occhio a questa seconda palla recuperata dai ragazzi maglia blu, palla De Cesare, siamo al limite dell'area, rimane là, c'è un fallo su De Cesare, punizione Porta a Pest, nei pressi dell'area di rigore della New Team. Studia la mossa, De Cesare, Borriello respinge e poi ti passa Brignola davanti sul secondo tentativo fondo. Determinante Borriello, se la giocherà con Capaldo per il premio di miglior portiere di Lega fino alla fine di questa stagione. Capaldo è un po' in vantaggio, ma i due hanno una media clamorosamente alta entrambi. Sciabolata di Petagna direttamente a Defra che mi sfiora l'orecchio. Palla tutta in avanti, Brignola aggancia ma la rimane la Buglione che prova a sterzare sul destro, la perde, ripartenza per i ragazzi maglia blu, Strino a muro, leva, stanno prendendo ora più iniziativa i ragazzi dei Porta a Pesta, qua occhio a questo pallone, Siciliano lo riesce a gestire, poi però lo ridà agli avversari, Defra, esce il pallone,
con le mani siciliano. Lunga. Petagna. Cautela è vitale. No, non più. Ancora Cautero. Per Cesare su di lui, rischia di commettere fallo e infatti lo commette. Inizia. Già battuto. Assante. Raff. Attaccato da siciliano che mette palla fuori. Cautero, muove tutta di qua, Petagna di muso, cestrino sulla seconda e poi Vitale di là per Defra, controllo in corsa, punta l'aria, doppio passo, sinistro dentro, rimane là, siciliano, leva, rimette su, capasso di prima, accorcia e chiude Cautero che ritorna al portiere, che in qualche modo la tiene in campo ma De Cesare la riprende, non esce mai sta palla, esce ora. Mani per Capasso. Palla dentro angolo. Quasi terminato il primo tempo. Capasso dal corner, prova di porta a Pestrino. Aggancio tiro che scende pure bene, fondo. Due o tre minuti alla fine di questo primo tempo, dovremmo essere intorno al 22-23 minuto. Cautero indirizza il passaggio a Petagna. Tossisce De Cesare, improvvisamente colpito da una polmonite. Petagna, Mosella, 1-2, Petagna, Cautero, Defra, qui c'è il gioco, ma sbaglia il controllo del terzino sinistro. Si va con le mani, Defra di testa, colpo di testa anche di Assante, copertura di Spezia, rimessa dal fondo. Brignola, Asco, su, testa di Vitale, risponde Leva, poi palla vacante, Spezia mette su, De Cesare di prima, Vitale interviene, Buglione raccoglie, chiama solo Mosella, riceve lui, finta su Assante, poi altra finta, Petagna, due teste con casacca, nell'aria, si spedisce palla di là da Defra. Velassante, Cautero calcia su Mosella. E poi palla lì nello stretto. Spezza siciliano, liberato Strino che prova a salire. Buglione lo rimonta con un fallo e un giallo. Strino, rincorsa, tiro, piedone di Vitale, che salva la porta. Siciliano di testa, allunga Strino, testone di Cautero indirizzato, largo, rimessa là. Siamo ancora dentro al primo tempo, ma credo che ormai manchi veramente poco. Cautero, Petagna. Ancora Cautero. Di là tutta sta palla, Defra in corsa, ancora, controlla, entra in aria, palla dentro. Pito Mosella, non riesce a indirizzare verso la porta. Mani il rinvio di Ascolesi, rimessa lì. Intervento un po' così di siciliano senza fallo, ma la palla ce l'hanno i ragazzi dell'Anno Team. Buglione, prova così. Smorzato il tiro, parata Esposito, Brignola dalle retrovie, sale lui. Strino. Siciliano tutta dentro, lunga. Cautero, Defra, viene dentro al campo Petagna ma viene ignorato, si abbassa Buglione come terzino destro, Petagna è diventato il centrocampista, riceve lì in mezzo, Cautero, rotazioni di posizione dei giocatori dell'Anu Team, duplice fischio per Righi, 1-0 New Team si porta a Pest.
primi 25 minuti della Champions Bordoniana, che si concludono adesso. Tutto pronto per i secondi 25 minuti del primo match di Champions Bordoniano, edizione 24, caccia a Spiezia, posto da Mosella e Buglione, secondo tentativo, fondo. Per adesso è 1-0 New Team. Partita abbastanza bloccata, poche le occasioni in porta per entrambe. Anche porta a Pest vicinissimi alla rete, con due volte Borriello perfetto. E qua palla Buglione, che tira in porta a stomaco di Spezza. Raccolta che non arriva di Mosella, poi la palla che passa. Brignola col sinistro, a due mani. Borriello mette in corner, fa una paratona, salva i suoi per la terza volta. Capasso forte in mezzo, angolo. Ancora Capasso. Ginocchio di Vitale, si coordina Asco, raccoglie Leva. Pareggiano i porta a Pest con Guido Leva, 1-1. I campioni dell'Under League infilano il pareggio a quelli della Lega Major, 1-1. È 1-1 e quindi in questo momento parità tra New Team e Porta a Pest, con i Porta a Pest che stavano salendo di giri ma anche di convinzione minuto dopo minuto, e proprio all'inizio ripresa riescono a infilare il gol del pari con Leva, che ha disputato una grandissima stagione alla corte degli uomini di Asco. 3 gol, 4 assist nelle 9 partite in Under League. Palla dentro, colpo di testa del Moselito, fondo. Asco, la palla rimane là, Rizzo raccoglie, non perfettamente, Siciliano mette un piede, Strino di petto, non riesce nemmeno lui ad addomesticare alla perfezione, poi la palla che gli ritorna sul piede, riesce a darla ad Asco, che fa correre nuovamente Strino, sterza sulla linea laterale, la palla non esce mai, la recupera Assante, la tocca per Mosella, rimane giù Asco, Assante, ancora palla, dietro per Mosella, di nuovo Defra, Assante, Mosella, sbuca Spiezia, anzi Leva, mette un piede e riparte, chiude quella diagonale Petagna, si ripoggia al portiere Borriello, 1-2, Petagna, perde la sfera, Brignola, cross, Vitale mette fuori, Brignola, Asco, dentro, protezione di Mosella, tutto chiuso, poi Defra, per Vitale, d'esterno va su, Mosella contro Strino, arriva Spezia, alza su, Petagna impatta di testa, rimessa qua, Asco con le mani, prende posizione con fallo Capasso, c'è subito il tocco di Assante per Cautero, a destra per Petagna, passaggio timido, rimessa. Siciliano impatta, Strino raccoglie e rinvia. Borriello. Vitale. Cautero. Vitale. Defra attaccato da Strino, la recupera Defra, la tocca a Mosella, rimane giù Strino, Assante, triangolo, Defra, Assante, finta tiro, alto. Mani di Asco, dietro per Spezia, va su, raccoglie Brignola, poi Cautero, Defra di prima, Vitale, per Petagna, solo là, un po' di campo, tutto chiuso,
Cautero. 1-2. La palla esce. Si va con le mani. Brignola. Siciliano. Se la recupera, ma il pallone esce. Uscita di Vitale. Raccoglie Assante. Mira in porta. Esposito. Disinnesca. Poi da questa palla Siciliano. Un po' difficile. Va tutto su. Ancora Vitale a impattare. Leva scavalcato. Ascolesi impatta di sinistro. Brignola attende questo pallone. Petagna mette il corpo. Cerca sulla sua corsia Rizzo. Dietro per Cautero. Riesce a far passare questo pallone a Mosella, che riesce a mantenere possesso palla. Toccare dietro. Ancora si gioca con la palla che fa su e giù per il campo. Rimessa. No, non è uscita. Mosella riesce ad portarsi sto pallone lì. Befra controlla, rientra un po' e ritorna dal Mosellito, che va da Cautero. Assante, manovra insistita e la New Team. Imbucato Defra, sponda per Rizzo, non trova il passaggio chiave. Mani, piedi, Esposito. Vitale di coscione. Defra riesce a tenere palla in campo. Cautero, Vitale. Sempre situazione di 1-1. Decimo più o meno della ripresa. Defra taglia il campo, occhio al tiro, appoggia Assante, triangolo con Cautero, di là tutto, Assante, tira e rete, segna Rizzo col tacco, l'ha deviata lui. Secondo vantaggio New Team, 2-1. Battono i porta a Pest, subiscono il secondo gol del match dopo aver pareggiato. Petagna, traversone da là, Esposito e Spiezia quasi si ostacolano sull'altro campo in Europa League. Sorsetto e Nandonald, anzi Sorsetto e Stella Rossa se le stanno dando di santa ragione. Vedo una partita ricca di gol, si esulta praticamente sempre di qua. 2-1. Partita di grande equilibrio tra le due squadre che hanno vinto i rispettivi campionati. L'NU Team, quello di Major League, i Porta Pest, quelli di Under. I campioni di Lega Elite saranno in campo domenica prossima contro i Los Churros. Uscita di testa di Defra. Palleggio di Assante, cambone di Brignola sul pallone. Cautero con finte e passaggio a Defra. Rincorso, arriva Spiezia, riesce a deviare il passaggio a Rizzo, poi mette corpo avanti, Rizzo lo insegue, Spiezia rischia, cede questo pallone all'Assante, piedone di Spiezia. Lo raccoglie De Cesare. Cautero per Defra, non controlla. Asco, Strino. Torsione, agganciato, punizione. Ancora New Team con Vitale. Passaggio centrale, Rizzo sposta d'esterno, allontana Asco. Cesare rincorre questa palla. Calcio d'angolo. Parte il cross al volo, Spiezia non trova la porta. Giro palla, New Team, si passa da Assante lì in mezzo.
Petagna. Sbaglia Sante, Petagna mette un piede, Strino, numero, ruleta, grandissima giocata di Rosario, punizione giallo. Ci prova Strino, anzi Brignola col sinistro, Cautera mette un piede, rimessa, le mani di Siciliano, deve battere però qualche metro più dietro. Guglione recupera per un attimo, palla vagante che rimbalza da una parte e dall'altra, Strino alleggerisce per Esposito che rincorre e rinvia, nessuno la prende là, Brignola dopo, svirgolata di Vitale che poi impatta e va su, Siciliano riesce ad agganciare superlativamente, Petagna allontana, adesso il pallone pesa, batte con le mani Esposito. Quando mancano ormai quasi 13 minuti diventa sempre più pesante il pallone sul risultato che tiene le due squadre in bilico nella loro qualificazione. Se ne va Defra, resiste all'urto, in buca, grandissima lettura di Spiezia. Poi De Cesare, 3 contro 3, tutta dentro, fondo. Non mancano 12 ma 10 alla fine. Adesso ho visto il direttore di gara indicare che mancano 10 minuti, 2-1. Il parziale, Defra, Cautero, Vitale, Vitagna, sulla sua, Cerrizzo, passaggio per Petagna, gran triangolo, Rizzo parata, Petagna rimescola, ancora sale in cielo a prendere sta palla, Sante l'alza, Rizzo quasi la mette giù, Siciliano trova De Cesare, cambia tutto, Defra interrompe questo passaggio, Cautero facendo d'intesa con i suoi mentre gestisce questo pallone, Coca Junior e Gibitocala si stanno preparando perché saranno in campo nel prossimo match, altro ottavo di Champions, palla dentro di Cautero, interrotta da Spiezia che va su, piedone di Buglione. Asco, calcione di Assante, punizione. Asco dentro, è corta, Assante mette il piede, la palla schizza in cielo, Borrello la chiama, Defra non si fida, mette la nuca e poi Rizzo, Assante fa correre Emanuele, tutte maglie blu intorno a lui, Brignola pure recupera palla, la rimane là però, Rizzo la riprende, tutta fuori, sta arrivando Capitan Petagna che mette giù questo pallone, cerca un cross, è largo, anzi è lungo, gestione malinteso da Spezza Ascolesi che comunque mantengono possesso palla, Capasso, Siciliano dentro al campo, Strino raccoglie, De Cesare colpisce un avversario, Capasso da là, alta, Petagna si prende questo fallo, Cautero manda Defra che rientra, Rizzo, Mosella, Cautero cerca Petagna, gran passaggio, forse un po' lungo, la trova Francesco, poi la palla che esce dopo, calcio d'angolo mi sa, Petagna crossa, Buglione rimane là, fondo, termina sull'altro campo, credo Real Sorsetto abbiano battuto la Stella Rossa in Europa League, almeno da come vedo le posture, di qua mancano ancora dei minuti, Rizzo prende questo pallone, lo mette dentro, Capasso evita l'autogol e trova Asco che va su da Siciliano, aggredito da Petagna che ruba questo pallone, c'è dentro l'area Rizzo, palla per lui, rimbalza, dopo una deviazione, rimessa per Rizzo. Mosella,
mezza rovesciata per Rizzo, rimpallo. Spezia gioca su, testa di Defra, Brignola punta, allarga di là da Siciliano che a questi minuti, Siciliano va in porta, larga, Spezia, questo pallone servito gli da Siciliano. Brignola, da palla dentro, di stomaco Strino, prova a girarsi verso la porta, l'ultimo tocco è il suo. Rivista per la New Team, quindi Defra con le mani cerca Rizzo, di testa spedisce dentro, poi mette giù e va in porta Petagna, Salvatore Esposito la rimane là per un attimo, poi palla su. Leva Petagna, gran finta e via su De Cesare, poi Cautero per Rizzo a fare una mezza sponda, parte Petagna ma anche Buglione, si trovano in due sopra la linea della palla, lascia il fallo di Rizzo su Leva, un po' di protesta. Siciliano non scende mai sta palla, fondo, manca sempre meno, lancio di Vitale, si sgancia Mosella, arriva per primo su questa palla, poi si gira verso la porta, non calcia ora, serve Rizzo, perde l'attimo, perde anche il possesso, poi lo riconquista, Mastrino passa, occasionissima, sprecata la New Team, Leva prova a mettere su sta palla, Buglione, c'è Mosella con un'imbucata potenziale, la copre Siciliano, poi piede di Rizzo e rimane sempre là, recupera Cautero, qui in mezzo, la porta fuori, rimessa porta a Pesta. Brignola vuole un compagno, al più presto, non lo trova e allora va su, impatta Vitale, seconda pure lui, cerca Mosella, raccoglie sulla linea laterale, il passaggio è qua per nessuna delle sue casacche gialle, ripartenza per Brignola che affronta Cautero, doppi passi, sinistro murato da Mosellito, Leva si alza e rincorre Mosella, Leva tutta dentro, Petagna di testa di là, sta per cominciare il terzo appuntamento di Champions, entrano in campo Blue Lock e Barrio, sfiora solamente Leva, Mosella prende questo pallone contro Siciliano, testa bassa, prova ad entrare in aria Mosella, Esposito salva, poi butta fuori sto pallone, le mani di Defra, la palla a Rizzo, rientra, tira in porta sul primo palo, fondo, Esposito vuole tutti su, va in avanti, Buglione di testa, mette rimessa laterale. Mani di Petagna. Buglione sfiora, Mosella 3 contro 2, campo aperto per la New Team, Buglione in aria, tocco per Rizzo, 3-1, provano a cacciare via i vecchi fantasmi, ragazzi della New Team, due volte eliminati agli ottavi, stavolta sono in vantaggio per 3-1, a praticamente un minuto alla fine o qualcosa in meno, conto i porta a Pesta. De Cesare va in porta, Borriello sgonfia con questo bagger, poi mette le mani sulla palla molto tardi per farsi pressare e perdere un po' di secondi, cedere la palla Vitale, Defra, Rizzo,
Arriva anche Cautero da fuori, palla per lui, finta il tiro, va da Sante, punta l'aria, stop and go, attacco dietro, Petagna, tiro che diventa un assist, Rizzo, cala il poker, 4-1 al triplice fischio, la New Team conquista il pass per le Final 8, continua la marcia dei campioni di Major League che eliminano quelli di Under League, finisce 4-1. Si è consumato il primo ottavo di Champions e lo prende la New Team, vince 4-1 contro i Porta Pest nel derby tra due squadre che hanno vinto il primo titolo, quello di Lega. Asco, dopo la vittoria del campionato, trovate di fronte un'altra squadra che ha vinto il campionato, quello intermedio. Come è andata secondo te? Potete fare di più? E poi si apre un nuovo viaggio, quello europeo, Europa League. Cosa mi racconti? Ma sì, per il nuovo viaggio, se poche parole, sai che siamo sempre pronti, siamo amici, ci divertiamo. Testa al viaggio, per quanto riguarda la partita, potevamo fare meglio sicuramente, però mi prendo la responsabilità anche di dire che loro fortissimi, preparatissimi, però senza le sette assenze della mia squadra, penso che avremmo potuto giocarcela, mentre oggi sinceramente è stato un dominio. Era il risultato sempre in bilico. Risultato sempre in bilico, diciamo. Chiusa alla fine. Chiusa alla fine, però sportivamente è giusto così, perché loro hanno giocato meglio di me. Ci rivediamo in Europa League al primo turno. Asco, che comunque rimane il campione della Liga Under, lui è la testa. Petagna scaccia via la maledizione della New Team, Antò, perché la New Team non era mai poi passata ai quarti di finale. Adesso ce l'ha fatta perché c'ha lui come nuovo capitano, c'è un capitano che ha vinto due volte il torneo e adesso vuole provare a regalare questo titolo ai nuovi amici della New Team. Che partita è stata e che viaggio continua? Partita adesso non giocata benissimo, come forse la maggior parte di quelle in campionato. Eravamo sulle gambe stanchi, però l'importante è portare il titolo a casa. Fai di fantasmi si sono rievocati sull'1 a 1. Assolutamente, infatti parlavo prima con l'arbitro, adesso mi diceva. Importante arrivare ai quarti e ovviamente in finale. Adesso tra poco è GB, tocca la chi fa il tiro. Chi vorresti? Ma indifferente, dico la verità. E allora, complimenti a Petagna che dedica l'assist finale a? La squadra e al direttore, presidente staff. È vero, dov'è il direttore, presidente staff? È là, lo andiamo a vedere subito.